Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it. Nella nostra recensione di oggi andiamo a scoprire il nuovo Asus Zenfone Selfie, un dispositivo che esteticamente è composto alla stessa maniera di Asus Zenfone 2, di cui vi abbiamo già parlato nelle settimane precedenti, ma la differenza principale è la fotocamera frontale da ben 13 megapixel, dotata anche di doppio flash LED. Insomma, un dispositivo da scoprire e da provare fino all'ultimo secondo. Scoprite tutti i dettagli all'interno della nostra recensione. Ed eccola quindi la confezione di vendita dell'Asus Zenfone Selfie. Sicuramente vi sembrerà familiare, anche perché comunque è la stessa ed identica confezione dello Zenfone 2 di cui vi abbiamo già parlato. Andiamo subito ad unboxarlo per vedere cosa contiene. Innanzitutto abbiamo qui nella parte superiore della confezione il dispositivo nella variante con la back cover in azzurro, un azzurro molto molto chiaro, per cui anche molto carino da essere utilizzato in questi giorni di test. Abbiamo poi un caricatore con presa USB, presa europea e un amperaggio pari a 2 A che vi consentono di ricaricare il dispositivo in modo abbastanza veloce. Abbiamo poi la classica manualistica rapida in lingua inglese per la configurazione del dispositivo, ed abbiamo poi il cavo USB, micro USB per la ricarica e la connessione al computer. Mettiamo da parte la confezione di vendita, vi parlo subito dello Zenfone Selfie, che si presenta con delle dimensioni pari a 156,5 x 77,2 per 10.8 mm di spessore, 170 grammi di peso. Insomma, un dispositivo che sicuramente non vince il premio per il migliore in quanto ad usabilità ad una mano e soprattutto per il grip. In ogni caso, il dispositivo si riesce a tenere abbastanza bene in mano, nonostante io abbia le mani anche abbastanza grandi, per cui il mio compito sia facilitato. Non riesco a premere con facilità il pulsante per l'accensione, il blocco di spegnimento sulla parte superiore, che probabilmente come su Zenfone 2 non è il più comodo da utilizzare in questa posizione. Il compito però è agevolato dalla presenza delle gesture per lo sblocco del dispositivo. Con il doppio tap infatti si può risvegliare e bloccare il device, per cui siamo avvantaggiati in un certo senso sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche del prodotto, abbiamo una scheda tecnica che ci dice innanzitutto uno Snapdragon 615 a bordo del device, quindi un octa core strutturato con 4 core Cortex A53 da 1.7 GHz ed altri 4 core Cortex A53 da un solo GHz, 3 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna, con la possibilità anche di espansione tramite micro SD che è alloggiata nella back cover posteriore. La batteria è removibile, ci consente di inserire innanzitutto la prima SIM in formato micro, mentre nella parte superiore abbiamo poi la possibilità di aggiungere una micro SD, mentre nel lato destro della parte posteriore del dispositivo abbiamo la possibilità di utilizzare la seconda SIM sempre in formato micro. Sempre per quanto riguarda invece la dotazione di questo device, abbiamo 5,5 pollici di display con risoluzione ovviamente Full HD, un pannello di tipo IPS LCD con densità di pixel pari a 401 ppi. L'aspetto che sicuramente fa di questo dispositivo quasi uno dei pochi dispositivi in circolazione con queste caratteristiche è la fotocamera frontale da 13 megapixel accompagnata dal doppio flash LED. Dico quasi l'unico in circolazione, anche perché vi abbiamo già parlato di HTC Desire Eye, che più o meno vagamente possiede le stesse caratteristiche per quanto riguarda il comparto multimediale frontale, e qualora ve lo foste persi vi invito a riguardarvi la nostra recensione su androidblog.it. andiamo subito a sbloccare il dispositivo per parlarvi un po' di quello che concretamente ci permette di fare durante l'utilizzo quotidiano, e ci rechiamo subito nella galleria per andare a vedere insieme come funziona il display di questo device, che è quasi lo stesso, adesso non so perché mi si sta bloccando i servizi Google in questo modo, ma non è mai successo durante i giorni di test. Vi dicevo, un display che probabilmente è lo stesso che abbiamo già visto su Zenfone 2, vedete la qualità dei neri è piuttosto buona, i bianchi sono abbastanza brillanti, e ciò che abbiamo notato rispetto allo Zenfone 2 è il fatto che il display non sia sicuramente grande, non possegga una grande luminosità, anche perché sotto la forte luce del sole non sempre si può
utilizzare senza difficoltà il dispositivo, anche perché vi dicevo la luminosità massima sicuramente non è altissima. Le tonalità colorate sono ben calibrate a bordo di questo dispositivo e per i più pignoli, come sempre, nel menu delle impostazioni c'è la possibilità di modificare i parametri del display. In ogni caso vedete qui le varie griglie colorate, vedete anche qui l'angolo di visuale com'è, è piuttosto buono, e l'unica pecca, vi dicevo, è il fatto di non avere una luminosità sufficientemente alta. Abbiamo poi il video in Full HD che vi mostro in risoluzione ovviamente 1920x1080 con estensione MP4. Faccio ascoltare anche l'audio. Audio proveniente ovviamente dall'altoparlante collocato nella parte posteriore del device. Full HD in ogni caso vengono riprodotti in modo piuttosto buono, senza alcun tipo di problema. Il sample in 2K con il player stock invece non viene riprodotto, probabilmente a causa di incompatibilità con il software. Chiudo la galleria, vado nell'applicazione musica per farvi ascoltare come funzioni bene l'altoparlante di questo dispositivo. Lo abbiamo utilizzato per vedere qualche video su YouTube, nelle applicazioni come magari Asphalt 8, e funziona davvero in modo più che interessante. Ascoltiamo insieme questo classico sample audio che siamo abituati a provare. Vedete, una qualità dell'audio piuttosto buona, il volume è altissimo e nonostante la posizione non sia tra le migliori, personalmente non mi convince mai moltissimo l'altoparlante che è collocato sul retro, vi assicuro che durante l'utilizzo quotidiano non avrete alcun tipo di problema con questo altoparlante, per cui potrete rimanere senza dubbio soddisfatti dall'esperienza d'uso di questo dispositivo, soprattutto per quanto riguarda il comparto multimediale relativo all'audio. Andiamo invece a provare il gaming, sempre per rimanere in tema multimediale. Andiamo ad aprire Asphalt 8 e vediamo se con la classica accoppiata Snapdragon 615 e Adreno 405 si riescono ad ottenere delle prestazioni più che buone o solamente sufficienti. Scopriremo insieme adesso se con l'ottimizzazione di Asus le prestazioni sono migliorate oppure sono peggiorate rispetto agli altri dispositivi con Snapdragon 615 che abbiamo analizzato negli scorsi giorni sempre su androidblog.it. Vediamo insomma la fase di caricamento, quanto tempo impiegherà con il conseguente avvio di gara sul dispositivo. Andiamo avanti, vi lascio sempre un pochettino il volume alzato in modo da farvi ascoltare anche nuovamente la qualità dell'altoparlante di cui prima ho espresso un giudizio positivo. Aspettiamo che il dispositivo carichi la partita per poterla testare insieme. Insomma, fase di caricamento che è un po' traballante in un certo senso, a volte è abbastanza veloce, a volte come in questo caso impiega un po' più di tempo, non so per quale motivo, anche perché in background non abbiamo applicazioni aperte. Vedete, frame rate costante, non ci sono micro lag nell'interfaccia iniziale. Vediamo adesso in gaming effettivamente con dettagli massimi come gira Asphalt 8 su Asus Zenfone Selfie. Vedete, il frame rate sembra essere costante. Proviamo subito con qualche animazione un po' più pesantuccia per vedere se effettivamente il dispositivo riesce a cavarsela in queste situazioni. Vediamo un po'. Comunque il frame rate è costante, sì, ma non è sicuramente altissimo, nel senso che il gioco non è fluidissimo durante la riproduzione dei vari dettagli, dei vari, diciamo, delle varie animazioni aggiuntive, però comunque essendo costante il titolo si rende piuttosto giocabile, per cui un risultato che va poco oltre la sufficienza, per cui sicuramente non positivissima al 100%, ma quantomeno riesce a cavarsela nelle situazioni un po' più difficili con titoli un pochettino più pesanti. Andiamo invece a provare adesso la parte relativa al browser con il dispositivo di casa Asus. Apriamo una scheda, vediamo subito. Adesso ovviamente mi avvia sempre il tutorial all'interno del browser, repubblica.it sul browser stock di casa Asus. Vediamo di abilitare la modalità desktop sul device.
Versione classica, eccola qui. Vediamo quanto tempo impiegherà nel caricamento della pagina, che comunque è molto veloce sul browser di casa Asus. Vedete il caricamento quasi istantaneo e fulmineo per tutta quanta la pagina, anche se comunque all'interno del browser, che seppur sia velocissimo nei vari caricamenti, secondo me non è fluidissimo nel mostrare tutti quanti i contenuti, ragion per cui Asus integra all'interno del vedete, come vi dicevo pochi istanti fa, lo scrolling non è fluidissimo e non è rapido nella visualizzazione dei vari contenuti, anche perché comunque Asus, integrando all'interno del suo dispositivo in modo predefinito anche il browser di Google Chrome, vi dà insomma la possibilità di utilizzare anche il browser di casa Google in sostituzione a quello stock di Asus, in modo comunque da poter ottenere delle prestazioni secondo me migliori e che possono soddisfare maggiormente. Ritorno al menu principale, vi faccio vedere un attimo sempre sul browser il pinch in pinch out. Comunque vedete, se la cavano abbastanza bene, anche se comunque non sono sempre fluidissimi come vi dicevo pochi istanti fa. Per parlare invece dell'aspetto che maggiormente vi interesserà, vi mostro invece la fotocamera del dispositivo. Partiamo innanzitutto da quella posteriore, con uno scatto, il classico scatto, vedete, punta e scatta con questo oggettino di test che mi è capitato adesso sotto mano. Vedete, la qualità degli scatti è comunque accettabile, sicuramente non eccellente, ma comunque si comporta abbastanza bene. Non vi ho detto nella parte iniziale della recensione che il dispositivo è dotato anche di messa a fuoco tramite laser, che comunque non si è dimostrata performante più di tanto, anche perché in notturna abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza scadente, e questa fotografia ne può testimoniare quello che sto dicendo. Nella recensione su androidblog.it troverete tutti gli scatti ad alta risoluzione e comunque riuscirete a capire il perché delle mie affermazioni. Vi dicevo, camera posteriore da 13 megapixel, messa a fuoco abbastanza veloce, qualità degli scatti nella media, video che vengono registrati in full HD risoluzione massima, mentre aspetto soprattutto di interesse è quello relativo alla camera frontale. Vedete qui una 13 megapixel con un buon grado di visuale, doppio flash LED in dotazione, che può essere utilizzato sia durante lo scatto sia come torcia, insomma sempre attiva durante la fase iniziale e finale dello scatto, per cui non si accenderà di intermittenza nella fase di scatto, bensì rimarrà sempre acceso. I risultati che abbiamo ottenuto con questa fotocamera frontale sono comunque buoni in tutte quante le situazioni. È interessante soprattutto la possibilità di poter mettere a fuoco manualmente con il dispositivo nella fotocamera frontale. Vedete qui in buone condizioni di luce il risultato è piuttosto soddisfacente, mentre vi faccio vedere in assenza di luce come sono le fotografie scattate con il flash. Questa fotografia in particolar modo l'ho scattata con il flash frontale della stessa camera, appunto dello Zenfone Selfie, più l'accessorio aggiuntivo, l'Holly Flash, che è un piccolo flash aggiuntivo che vi faccio vedere proprio in questo istante. Eccolo qui, il flash aggiuntivo di cui vi stavo parlando, che si ricarica semplicemente tramite una porta micro USB, per intenderci quella classica dei vostri smartphone, e tramite il pulsantino laterale si può decidere di avviarlo, e tramite tre pressioni si può decidere l'intensità della luce, la prima, la seconda o la terza. Questo accessorio va posizionato nella parte superiore dello Zenfone Selfie in questo modo, in modo da sorreggere in un certo senso il flash e renderlo un accessorio utilizzabile, ma qualora il flash del dispositivo non dovesse bastare, per cui potete utilizzarlo in accoppiata con il flash frontale, oppure girandolo in questo modo potete utilizzarlo in accoppiata al flash posteriore. Insomma, un accessorio sicuramente abbastanza utile nel momento in cui vi trovate in condizioni di luce scadente, e soprattutto, vi ripeto, non è incluso nella confezione di vendita, ma è un accessorio acquistabile separatamente. Per quanto riguarda invece il dispositivo, però, vi devo parlare di batteria, che è senz'altro un altro degli aspetti che maggiormente mi ha colpito. Sono ben 3000 mAh a disposizione, la batteria è removibile, la ricarica è abbastanza veloce, circa 2 ore e mezza si riesce a ricaricare con il caricatore predefinito in confezione. La batteria dà grandi soddisfazioni, io personalmente sono riuscito ad arrivare dalla mattina alle 8 circa fino alla sera dopo le 22 senza alcun tipo di problema. Utilizzo quasi sempre sotto rete wifi con misto a rete 4G per qualche ora al giorno.
vi assicuro che il dispositivo non vi darà alcun tipo di problema e lo riuscirete ad utilizzare dalla mattina fino a sera senza alcun tipo di problema. Inoltre, in apertura vi dicevo che Zenfone Selfie è un device dual SIM con la classica gestione che abbiamo su tutti i dispositivi dual SIM, quindi nel menu, nelle impostazioni abbiamo la possibilità di gestire e abilitare la prima o la seconda SIM e di impostare come predefinita una delle due schede inserite. Andiamo subito invece a provare la parte relativa al, diciamo, la parte telefonica. Ricezione comunque sempre buona, 4G veloce in download. Ascoltiamo insieme. Avete qualità audio in chiamata piuttosto buona, vi dicevo, ricezione sempre al top sia con slot 1 che slot 2, 4G supporta pienamente anche le frequenze qui in Italia, per cui nessun tipo di problema incontrerete durante l'utilizzo del device. Prezzo ufficiale di listino 299 euro, è possibile trovarlo già scontato su diversi store online. È un dispositivo assolutamente da provare, con grandi particolarità che potrebbero servire e potrebbero non servire, ma in ogni caso è un device che è promettente, un hardware che non delude, una fotocamera frontale che si comporta davvero bene, perciò un device adatto a tutti, ma soprattutto ai più giovani amanti della nuova moda dei selfie. Per tutte le altre informazioni vi invito a riguardarvi la nostra recensione completa su androidblog.it e lasciate un bel mi piace al video qualora questo vi fosse piaciuto. Un saluto da Nicola per androidblog.it.